A Varano de Melegari riparte il campionato italiano velocità fuoristrada by FIF per la stagione 2016. Al via 28 equipaggi, di cui alcuni nuovi per la specialità. La parte del Leone la fa la classe M con il maggior numero di equipaggi, seguita dalla B1, dalla A2 e via via tutte le altre. Novità anche nel percorso in buona parte ridisegnato a seguito dei danni causati dalla piena del fiume che ha spazzato via parte del percorso dello scorso anno. Gualtieri, da campione italiano in carica, si ripropone come uomo da battere, vincendo subito la prima manche, seguito da Gattoni, Gazzetta e Niati. A rompere il predominio delle classi M e B1 ci pensa Martorelli con il suo Razor della classe FNL, che termina la prima giornata di gara in sesta posizione assoluta, mentre Adriani con l'Articat non va oltre la 12ª posizione. Vittoria nella classe B2 per Tonino, vince la classe A2 Lucca e la classe F1 Dal Monte. Gara sfortunata per gli equipaggi Parlamento e Reggiani, fermati da problemi all'impianto elettrico. Da segnalare il debutto in classe M dell'equipaggio composto da Reggiani Junior e De Maria, mentre nella classe B2 debutta De Luttis. Il filo conduttore della seconda giornata di gara è stata la sfida tra Gualtieri, classe M, Gattoni e Righelli, classe B1, che fanno segnare sempre i migliori tempi. Sono Gualtieri Rossano, abbiamo fatto il primo assoluto, sono nella categoria M. Oggi è stata una giornata bella perché ci siamo divertiti, la pista è molto veloce, bella, piace molto. E niente, abbiamo iniziato bene l'anno, speriamo di continuare così come l'anno scorso. Che è stato un inizio a dir poco fantastico, perché siamo riusciti a chiudere al primo posto nella classifica dei B1, prototipi motore auto, e siamo arrivati secondi assoluti. Una gara bellissima, molto molto bella e molto combattuta per la nostra categoria, e siamo andati a dare del filo da torcere a prototipi molto molto più potenti. E niente, come inizio dell'anno è andato molto bene, quindi speriamo di andare avanti così e niente di più. In classe FNL, Adriani, dopo il predominio nelle prime tre manche, riesce a dare la zampata vincente e si aggiudica la classe. In classe A2, Marchiori, vincitore della classe lo scorso anno, si è ritirato nella terza manche per problemi meccanici. Dal canto suo, Lucca ha vinto le prime tre manche, ritirandosi nelle successive due, e Tossetto si è aggiudicato le altre due dopo essersi ritirato nelle prime tre. Gallo conquista la terza posizione di classe. In classe B1, Niati ha retto per tre manche, ma nelle ultime due ha dovuto abbandonare il terzo gradino del podio a favore di Lorenzo Fioroni. In classe B2 tornano a farsi sentire i motori turbo diesel, che da qualche anno erano assenti dalla specialità. Un debutto per i due piloti De Luttis e Tonino, quest'ultimo stacca per due volte un sesto assoluto nella seconda e terza manche, per poi migliorarsi nella quarta e quinta manche con due quarti posti assoluti. De Luttis nulla ha potuto contro le sue performance. Infine, nella Formula Off-Road by FIF, Dal Monte, secondo assoluto lo scorso anno, fa sua la classe e dimostra fin da subito che quest'anno vuole vincere. Per contro, la mascotte Bonicelli, prima donna a vincere la classe nel 2015, ha accusato guasti meccanici che ne hanno condizionato il risultato. Debutto infine per Patti in questa classe. L'appuntamento per la seconda gara del campionato italiano velocità fuoristrada by FIF è per il 14 e 15 maggio nella pista di Palagano in provincia di Modena.